passivo è stato pesante, no? Alla fine, però oggettivamente si è visto un Manfredonia ordinato e forse era difficile fare meglio di così. Eh sì, dico che c'è. Ci avessi visto la firma magari prima della partita, perdere solo con quattro gol di scarto, che poi il quarto gol è arrivato nei 5 minuti di recupero. Sapevo delle grandissime difficoltà perché sono appena arrivato, sono arrivato venerdì pomeriggio e la squadra non si allenava da 6 giorni, quindi vi lascio pensare un po' le condizioni di tutto, non soltanto della squadra. Però sono arrivato con l'intento di fare bene, perché sin da domani incominciamo a programmare la squadra, domenica prossima incomincia il campionato, oggi mi serviva soltanto valutare qualcosa in proiezione futura e mettere nelle gambe magari chi resterà fino alla fine con noi. C'è da attendersi dei movimenti di mercato la settimana prossima, no, in vista dell'inizio del campionato. Altrimenti non avrei accettato la situazione, perché è stata fatta di nuovo una società. Sono stato chiamato per questa causa, l'ho sposato in pieno e già domani mattina abbiamo un appuntamento per i primi incontri con i calciatori, che ne arriveranno molti. Che indicazioni ci sono state da questa notte? No, grande spirito e grande voglia di fare, hanno dato tutto. Se si guarda la lista, la distinta, erano tutti, tranne l'attaccante, tutti i ragazzini. Addirittura qualcuno alle prime armi, che non giocava nemmeno con la Juniores l'anno scorso, ha giocato sin dall'inizio e poi è subentrato. Hanno mantenuto il campo abbastanza bene, ordinatamente abbiamo avuto anche qualche occasione, ovvio che poi alla fine la qualità dell'arco ha fatto la differenza. Che speranza hanno quei 10 tifosi che sono venuti e quelli che non sono venuti in prospettiva? No, ma anche loro sanno della situazione, quindi c'è stato anche un incontro con loro. Sanno che debbono aspettare, perché ci vogliono dei giorni per programmare e fare una squadra, quindi sanno che possiamo sbagliare qualche partita anche all'inizio, perché giustamente adesso prendere i giocatori non è nemmeno tanto facile, poi prenderli in condizioni ancora più difficili, quindi veramente dobbiamo sbagliare pochissimo, soprattutto negli acquisti degli over, che debbono essere determinanti. Oggi abbiamo fatto questa partita, abbiamo fatto un buon allenamento, però da domani bisogna correre tantissimo per recuperare questo tempo perduto, quindi bisogna andare ad alta velocità. Ah, una squadra che voglia fare sempre bene, che vuole sempre giocare a calcio, anche se secondo me il campo non lo permette tanto, perché mai visto un campo del genere, soprattutto a Nardò, dove secondo me nella mia carriera calcistica è stato il campo più bello dove abbia mai giocato, quindi veramente sono rimasto meravigliato, più che meravigliato, perché veramente questo è stato sempre uno dei campi più belli del sud, almeno come Manto Erboso. Dai 0 gol col Taranto ai 4 di oggi con il Manfredonia, ma al di là poi del risultato ci sono stati anche degli evidenti progressi. Sì, diciamo che fa parte della crescita della squadra. Noi siamo partiti, diciamo, in ritardo, a 20 giorni che stiamo lavorando, e c'è una base dell'anno scorso, più altri ragazzi siamo arrivati in ritiro, ci stiamo amalgamando, stiamo seguendo il mister. Abbiamo un allenatore preparato che secondo me ci può far fare il salto di qualità a tutti. Come hai trovato gli under nel reparto avanzato? No, sono tutti bravi, poi appunto noi giochiamo su concetti già preordinati, quindi è molto più facile. Abbiamo delle giocate che dobbiamo ancora migliorare, però questo viene con il tempo, ma gli under sono tutti bravi. Sta migliorando la condizione fisica? Sì, logicamente quella migliora partita dopo partita, abbiamo fatto noi pure poche amichevoli, infatti la partita col Taranto, loro avevano fatto 7 amichevoli, noi ne avevamo fatte 2, quindi un po' di differenza secondo me ci doveva essere, però stiamo cercando con il lavoro, con l'umiltà, con il sacrificio, che deve essere secondo me una nostra prerogativa, perché se no non si va da nessuna parte. Dalle mie esperienze si fa bene se ci sono queste prerogative.
Queste prerogative le dobbiamo fare nostre. In questa partita, secondo me, sul 3-0 abbiamo gestito un po' male, dovevamo ancora spingere sull'acceleratore, ci siamo un po' cullati, siamo stati un po' distratti, quindi dobbiamo migliorare. Però con il lavoro, il sacrificio, si sta formando un buon gruppo. E il gruppo si forma anche, logicamente le vittorie ti aiutano ad allenarti meglio e quindi ci sono tutti i presupposti per fare Oggi è arrivato il tuo primo gol, che per un attaccante è sempre importante. A livello personale, cosa ti aspetti da questa annata? Logicamente io a livello personale sicuramente il mio obiettivo è quello di andare in doppia cifra. Però a me piace lavorare per la squadra. Secondo me, se la squadra fa bene, l'attaccante è più facile che fa gol. Noi abbiamo dei concetti di gioco che, appunto, secondo me, a noi attaccanti fra un mesetto ci verrà tutto ancora più facile, migliorando anche la condizione. Per niente, per me quest'anno deve essere un anno di ripartenza. Io ho fatto sempre i professionisti, quasi sempre 9 anni ho fatto i professionisti. L'anno scorso è stato un anno per me deludente perché sono stato 6 mesi fuori rosa, ancora non ho capito il motivo. La cosa che mi rende forte è che non è stato un motivo calcistico, è stata una cosa extracalcistica, simpatia ed antipatia. E quindi niente, archiviando l'anno scorso, vengo qui a Nardò con grande entusiasmo, spero di fare tanti tanti gol, spero di farmi volere bene dalla gente. Sono venuto con la famiglia, mi sto trovando bene in questa settimana, per me è importante, ho pure 2 bambini e quindi sposo la causa al 100%. Quindi voglio fare una stagione da protagonista, come le ho fatte sempre. Devo cercare di dare una mano alla squadra e la squadra deve cercare di dare una mano a me. Ma te l'ho detto, ringrazio la società, il direttore che mi ha dato fiducia. Mi ha voluto e quindi secondo me anche il mister è una componente importante di questa squadra. La società ci è vicini e quindi ci sono tutti i presupposti, però con lo spirito e il sacrificio che abbiamo messo in queste 2 partite deve essere una nostra costanza, se no non si va da nessuna parte. Gaetano, fra quei calciatori che potrebbero fare un salto di qualità, no? Potresti essere tranquillamente tu, visto che l'impatto che hai avuto positivo col Taranto è la buona prestazione di oggi. Spero che sia solo l'inizio questo, perché dopo tutti quei sacrifici che hanno fatto i miei genitori, tutti, spero di fare bene quest'anno perché faccio parte di una società molto, molto bella e devo dire grazie soprattutto al mister e al direttore Corallo che mi hanno voluto che facevo parte di questa società. Senti, ma qual è il ruolo tuo? Il mio ruolo è seconda punta, quinto a destra, quinto a sinistra. Se il mister mi dice di giocare in porta, vado a giocare pure in porta. Non ho ruoli, diciamo. Faccio di Senti, tutto. hai ricevuto telefonate da tanto? No, da Taranto no. I miei amici mi hanno fatto i complimenti dopo la partita, quasi tutti, però da parte della società del Taranto non ho avuto niente. Che cosa hai provato quando hai segnato quel rigore decisivo? L'unica cosa che ho sbagliato è che ho sbagliato a esultare, perché io sono un tarantino, io amo la mia città. E quindi l'unico cioè mio sbaglio è stato quello di esultare, tutto qui. Si è aperta nel migliore dei modi, no? Questa tua nuova parentesi granata. Sì, ci tenevo tanto, sinceramente, perché volevo riscattare la passata stagione dove ho avuto poco spazio, magari anche i tifosi, la gente mi ha visto poco. Ci tengo quest'anno a riscattare lo scorso anno per dimostrare le mie qualità a servizio della squadra e del mister. La domanda è simile a quella di Gaetano, dove ti collochi in questo 3-5-2? Generalmente io ho fatto sempre l'esterno alto in un 4-3-3, sì, così, però all'occorrenza posso fare la seconda punta, come diceva lui, anche qualsiasi ruolo dove il mister ha bisogno, siamo tutti ragazzi pronti al sacrificio per
per il bene del collettivo. Allora, mister, buona la prima, la seconda è migliore, eh? No, migliore. È un processo di crescita che deve continuare. Oggi avevamo una partita strana, tra virgolette, che io sinceramente avevo più tensione oggi che domenica scorsa, perché sono le classiche partite dove viene una squadra di cui si sa poco, una squadra giovane in cui tutti davano per scontato questo risultato. E invece nel calcio, fortunatamente, dopo aver giocato tanti anni, so che nulla è scontato. Quindi ho chiesto ai ragazzi di fare una prova comunque importante dal punto di vista mentale. Oggi qualche piccolo errore, qualche calo di concentrazione l'ho visto e mi ha fatto arrabbiare molto. Però di questo poi parlerò con i ragazzi, alla fine comunque ci stanno mettendo l'anima. Questo non è innegabile. Ripeto, bisogna correggere alcuni aspetti mentali e bisogna essere bravi in queste partite a rimanere concentrati, a non concedere niente, perché come il calcio, dopo pochi minuti una sbavatura in fase di costruzione, ci rubano palla, ripartenza, calcio di punizione. È stato bravo Alessandro, ma magari se quella punizione va dentro, poi parliamo di un'altra partita, si rischia di andare in difficoltà. Bisogna evitare, queste situazioni bisogna evitarle, si evitano solo se si allena non solo il fisico ma soprattutto la mente, a stare concentrati per 100 minuti. Questa è la collocazione di Bertacchi, noi l'abbiamo già ammirato l'anno scorso, quest'anno nel 3-5-2 può essere ancora più regista probabilmente. Sì, Bertacchi è un giocatore che ha delle chiare qualità di regia, a piede, a tempi di giocata. Gli sto chiedendo qualcosina di diverso rispetto allo scorso anno. Lui sa quello che voglio da lui e lui per primo non si deve accontentare. Per il giocatore che è, per le qualità che ha, lui dovrebbe finire ogni partita con zero errori, perché qualità tecniche ne ha tante, ha qualità cognitive, ha capacità di vedere il gioco. Deve solo capire il momento ingiusto in cui va forzata la giocata e va cercata la verticalizzazione, invece il momento in cui va giocato in appoggio e va cercato lo spazio prima di verticalizzare. Ci stiamo lavorando, sono convinto che essendo un ragazzo intelligente ci arriviamo. Mi sta facendo molto bene anche la fase di non possesso, che non è proprio una sua caratteristica, però glielo sto chiedendo e sto vedendo da parte sua la predisposizione a migliorare in questo, e questo mi fa molto piacere sinceramente. Quindi ripeto, questa è la seconda partita importante e fa parte di un ulteriore percorso della nostra crescita. Per ora le partite di Coppa Italia sono finite e da domenica inizia il campionato, dove a livello mentale cambierà qualcosa, ci sarà più pressione per noi, ci saranno squadre agguerrite, ci saranno le partite dove i punti iniziano a contare veramente, che è la competizione a cui tutti tengono, e quindi vediamo di continuare a lavorare in settimana per presentarci domenica facendo ancora qualche passo in avanti nella crescita. Prima della partita nel presentare aveva detto che da questa partita si attendeva delle risposte. Ci sono state o ancora? Sì, qualcuna sì, ripeto, mi aspettavo delle risposte, quello che dicevo prima, soprattutto a livello di capacità dei ragazzi di rimanere concentrati, capacità di affrontare un avversario che seppur all'apparenza poteva sembrare abbordabile, però è venuto qui con un 4-5-1, avevano una squadra un po' più giovane della nostra, ma non più di tanto sinceramente, perché poi tutti parlano di giovani, ma anche noi siamo una squadra abbastanza giovane, quindi per questo volevo vedere, ripeto, quell'attenzione che oggi in alcune sfumature è mancata, in alcuni momenti è mancata, glielo farò notare ai ragazzi. E insieme cercheremo di migliorare ancora di più, perché ora che inizierà il campionato questi errori, quei pochi errori ci possono costare caro e noi dobbiamo evitare anche quelle piccole sbavature. Mister, come hai visto l'attaccante Guidi Ala negli allenamenti settimanali? Guarda, si è allenato con noi solo 2 giorni, sinceramente, diamogli un altro po' di tempo, anche perché ha iniziato ad allenarsi venerdì, abbiamo fatto solo delle conclusioni, ieri abbiamo fatto una partitina. Devo dire onestamente che la predisposizione del ragazzo c'è, lo vedo che ha voglia, che per me è un elemento fondamentale, ha onestamente una buona struttura fisica, però non lasciamoci andare ora subito a facili giudizi, cerchiamo di valutare bene, perché lì davanti se dobbiamo fare uno sforzo dobbiamo farlo per un giocatore che ci alza il livello qualitativo e prestativo della squadra.